Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa l'albinismo. L'albinismo è una condizione genetica ereditaria che si manifesta quando una persona ha una mancanza o una ridotta quantità di melanina, il pigmento che conferisce colore alla pelle, agli occhi e ai capelli. La melanina è prodotta da cellule specializzate chiamate melanociti. L'albinismo è causato da mutazioni genetiche che colpiscono la produzione o la distribuzione della melanina. Esistono diversi tipi di albinismo, tra cui albinismo oculocutaneo, OCA. Questa è la forma più comune di albinismo. È causata da mutazioni in vari geni che influenzano la produzione e la distribuzione della melanina nella pelle, negli occhi e nei capelli. Le persone con OCA possono avere pelle chiara, occhi di colore variabile, spesso blu o rosa, e capelli chiari. Albinismo oculari, OA. Questa forma di albinismo colpisce principalmente gli occhi, mentre la pelle e i capelli possono avere colori più normali. Le persone con OA possono avere visione ridotta o problemi oculari come l'anistagmo, movimenti involontari degli occhi, e l'ambliopia, occhio pigro. Albinismo sindromico. Questa è una forma rara di albinismo che è associata ad altre condizioni mediche, come il sindrome di Hermansky-Pudlak o il sindrome di Kedia-Akigashi. Queste condizioni possono comportare complicazioni aggiuntive oltre all'albinismo. Le mutazioni genetiche responsabili dell'albinismo sono ereditate dai genitori. In genere, i genitori di una persona con albinismo sono portatori sani delle mutazioni, il che significa che hanno una copia normale e una copia mutata del gene responsabile. Poiché l'albinismo è una condizione genetica autosomica recessiva, per avere la condizione completa, un individuo deve ereditare una copia mutata del gene da entrambi i genitori. Le persone con albinismo possono avere una maggiore sensibilità alla luce solare, fotofobia, una maggiore suscettibilità alle scottature solari e una visione ridotta a causa della mancanza di melanina nell'iride e nella retina. Tuttavia, l'albinismo non è associato a gravi problemi di salute e non è contagioso. La gestione dell'albinismo può includere misure di protezione solare, occhiali da sole e, in alcuni casi, correzione ottica per problemi visivi. Gli individui con albinismo possono portare una vita sana e produttiva con le giuste precauzioni e l'accesso alle cure mediche appropriate. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.